Devo dire che sono emozionato, sono felicissimo di essere qua in finale con tanti ragazzi, tante ragazze. È bellissimo, c'è un'atmosfera meravigliosa, sono veramente felice, non mi mancano le parole, ma sono veramente emozionato, perché vedere stamattina tutti questi ragazzi, tutti col cappellino dell'Italia Talent, la t-shirt dell'Italia Talent, tutti allegri, tutti contenti, tutti emozionati. Devo dire, è stata un'emozione unica, che nonostante siamo alla sesta edizione, comunque quando arrivo in finale provo sempre. E veramente sono emozionato, non saprei cosa dire se non che sono felicissimo. Emozionatissimo per la seconda volta in finale, quindi so un po' com'è, però non si sa mai abbastanza perché bisogna tenere calma, sangue freddo. Io non mi aspettavo nemmeno di essere qui perché appunto è il mio primo anno per me, quindi già arrivare in semifinale era tanto, addirittura arrivare in finale è una grandissima cosa. Non me l'aspettavo, però devo dire che oggi, il primo giorno della finale, è molto emozionante, si sente la competizione. Si fa sul serio, e bisogna dare il massimo. La mattinata è andata bene con gli esaminatori, insomma sono contento di quello che ho fatto, adesso vediamo di concentrarci sui piloti, di dare il massimo per loro, di farli andare bene, sempre dando il 100% e divertirsi sicuramente. È bellissimo essere qui in finale anche quest'anno. L'anno scorso ero in finale come copilota e ho vinto la categoria Under 35. Essere di nuovo qui, ma stavolta come pilota, è veramente una bellissima scommessa, una grandissima opportunità. Insomma, cerchiamo di fare bene anche col sedile di sinistra. In realtà non me l'aspettavo. Quando abbiamo fatto le semifinali giù in Abruzzo, già ero contentissima e pensavo di essere andata bene, ma arrivare in finale è stata proprio una gran soddisfazione. Essere qui è un'emozione unica, anche perché su 9.000 iscritti, diciamo quest'anno, 9.000 persone che hanno partecipato alle selezioni, siamo qui in, sembra, 60 piloti, quindi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. È veramente divertente, è stata un'emozione, sono ancora un po' con l'adrenalina alta.